Allora, la mozione numero 231 nasce dopo che il Comitato di Vigilanza e Controllo ha analizzato la relazione presentata dalla Giunta regionale sullo stato di attuazione della legge 1/2014, cioè quella sulla ludopatia della nostra regione. In quella sede la Direzione Sanità ci aveva fornito una dettagliata relazione sull'appunto le criticità emerse che sull'applicazione della norma e delle disposizioni che la norma contiene. Una di queste criticità, insomma, che sono emerse in quella sede. L'articolo 5,8 della nostra legge prevedeva l'adozione di un codice di autoregolamentazione relativamente agli spazi pubblicitari che riguardano il gioco d'azzardo sui mezzi pubblici. E la Direzione Sanità aveva interpellato la Direzione Trasporti per capire, insomma, come si poteva muoversi per attuare questa disposizione di legge, ma non è stato possibile, diciamo, portare avanti questo punto, questa previsione normativa, perché comunque la pubblicità, la regolamentazione, insomma, della pubblicità su questo argomento è prettamente una competenza statale. È ovvio che i numeri però che riguardano questo fenomeno sono costantemente in aumento sia nella nostra regione che in tutta Italia e bisogna in qualche maniera che la nostra regione, ma anche le altre, insomma, si facciano sentire e si promuovano, insomma, delle iniziative da far sì, insomma, da portare a livello nazionale affinché il livello centrale, quindi lo Stato, il Parlamento, prenda tutte le misure possibili per arginare questo fenomeno e questo problema che sta insomma, portando dei grossi disagi nella società, ma anche nei nostri cittadini. L'abolizione della pubblicità è sicuramente una delle misure che dovremmo riuscire ad adottare il prima possibile ed è anche a livello parlamentare in questo momento è in discussione, insomma, una proposta che è trasversale, quindi il problema è una cosa che viene sentita anche dalle forze ovviamente del Parlamento in maniera trasversale, perché abolendo, insomma, la pubblicità sicuramente riusciremo quantomeno a proteggere i soggetti più deboli, quindi gli anziani ma anche i giovani. Questa mozione, tra l'altro simile, insomma, avevamo depositato quando c'era in discussione il DDL sul commercio ad inizio anno, un ODG su questo, proprio sullo stesso argomento, e in quella sede era stato bocciato, ma appunto dopo aver discusso la relazione sulla clausola e dopo aver comunque rilevato che la criticità ci sono, abbiamo pensato che fosse questo il momento giusto di presentare nuovamente la mozione per chiedere appunto un impegno alla Giunta in maniera tale che si faccia attiva presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo e il Parlamento per portare avanti tutte le azioni possibili e anche quella appunto di divieto della pubblicità in maniera da poter appunto contrastare in tutti i modi questo problema che ormai insomma ha preso veramente cioè prende veramente dei numeri enormi. Ci sono circa 418.000 slot machine in tutto il paese, 4.283 videolotteri e poi ci sono comunque tutti i locali dove si possono giocare il lotto piuttosto che gratta e vinci, piuttosto, insomma, che tutte quelle attività che troviamo, insomma, all'interno di molti esercizi commerciali. Quindi noi abbiamo proposto questa mozione. Ringrazio anche la consigliera Bacatin e la consigliera Cremaschi per aver aggiunto la firma su questa mozione e spero, insomma, che ci sia il voto favorevole da parte dell'Aula.